della regia di Modric e gli strappi di Perisic recuperato possono risultare decisive. Attenzione all'agente atmosferico, oggi a Mosca fa molto caldo e l'alto tasso di umidità ha creato una cappa di afa che certo non svanirà prima di sera. Oh, cazzo, riprendi. Ecco l'amico numero uno. Come va? Sei carico? Vaffanculo. Andiamo a prendere l'altro. Andiamo. Yeah. Oh Riccardo, volevo chiederti una cosa. Dopo quello. Dopo. Ciao Danilo. Come va? Dai. Siete carichi? Molto. Adesso dobbiamo decidere per che squadra tenere. Io me lo dovete dire voi. Allora, voi mi dite di fare allora, per la Croazia, tifo per la Croazia. Sì. Dite per la Francia, tifo per la Francia. Facciamo testo croce. Secondo me noi adesso andiamo a prenderci una birra. Magari ci facciamo portare le patatine. Facciamo a chi tira la patatina più lunga, tifa la Francia. Chi tira la patatina media, tira la... Se non troviamo le patatine facciamo testo croce. Facciamo testo croce. Ok, non diciamo ancora dove andiamo. No. In cui diceva chi è Modric, questo giocatore della Croazia. Lo conosci tu Modric? No, neanch'io. Non avete avuto il piacere di vedere che finisce la paglia. Tu non sei la prima volta? Io sì, è la prima volta che vedo qui. Ma mi comporto adesso come se fossi in un aeroporto internazionale, cioè ti muovi così con tranquillità, con saggezza. No, dicevo, hanno fatto questa intervista a Modric in cui diceva, raccontava di lui bambino che ha vissuto la guerra, eccetera, e quindi vuole far rialzare la testa al popolo croato. E quindi hanno cercato di dare un'impronta. Che guerra? La guerra dell'ex Jugoslavia. Ah, non sapevo se fosse stata una guerra. Tu sapevi? Non sapevate. Ma quando? Ma no, è stato tipo due anni fa, forse un anno fa, ma è passato inosservato. Era colpa dei fascisti e dei populisti? Secondo me anche dei Novax. I Novax, certo. I Novax, beh, ma scherzi. E tu che dici, Danilo? Io dico che adesso noi andremo in questo luogo misterioso a vedere la partita. Però non sappiamo ancora per chi tifare, adesso entriamo. Però vuoi sapere chi tifano i baristi sotto casa cinesi? Mi hanno detto Flancia. Flancia, sì, perché Croazia era brutto. Allora, ti piace sto posto? È grosso. Qua la figata, vedi che qua ci sono le poste, che qua arriva il cinese o il giapponese ricco o un maori e compra della gran roba e va lì alle poste, spedisce il pacco subito e hanno delle condizioni. In Nuova Zelanda, in Cina. Sì, perché sennò cosa fa? Va in aereo con le sport. Dai, andiamo. Piaciuto, okay. Bella questa, no? Bella. Perché voi siete passati davanti senza farci caso a una stagionatura di 101 mesi. Io lo compro dopo, è un tocchetto, costa sui 25 euro, però ha detto quello lì si mangia in purezza, se hai mangiato un tocchetto è una roba che ti esplode in bocca, dopo lo prendo. Comunque il ragazzo dentro ha inquadrato Masotti, ha inquadrato Paccosi e vi conosceva molto bene e a me tutte le volte si è rivolto dandomi del lei, ma solo perché ero con voi. Certo, mi sembra giusto. E quindi io devo ringraziare perché mi state elevando. Pensavo, adesso di cosa ho visto, volevo mangiare la pizza al taglio, che è bella, bella grossa, e poi andare alle birrerie artigianali. E poi per quanto riguarda la partita, Ma la partita è affare d'altri alla fine. Prima la pizza, la birra artigianale. Vabbè, intanto andiamo a mangiare, poi la partita, se la vediamo, va bene. Sì, tanto, dai. La partitic.
Davide, che animale è questo? Sono vitelli. Direi che sono vitelli. E là andiamo. Quelle là sono delle bufale. Andiamo a vedere. Visto il corno delle mucche maremmane? Hai visto? Ah, è mucca maremmana questa. Con queste corna così, sì, comunque sì. Ma che sono i bovini da carne. Ah, c'è anche scritto. Bovini da carne. Bella di... Ah, Danilo, ascolta, ma molti se lo stanno chiedendo, me lo chiedevo anch'io, ma tutta sta cosa di fico, ne sparli sempre, eccetera, ma sei sul libro paga di Farinetti, dai? Assolutamente no, però sai, a me piace molto mangiare e poi mi piace molto vedere gli animali, tipo questi, guarda. Tipo questi? Una volta ho fatto una performance in strada con le pecore. Ecco. Cioè, 20 pecore. E cosa hai fatto? Un musicista suonava con liuto la musica dell'intervallo della Rai in cui c'erano le pecore. Sì. E poi in un recinto per strada abbiamo messo 20 pecore, 4 attori nudi e 4 attrici nudi. Molto bello. Arrivati i carabinieri e sono presi la denuncia per pubblico cattura. Che odore c'è, Davide? È odore di guano. Guano. Guano apes. Riccardo di Studi Asini. Un incontro senza precedenti. Hai fatto anche spettacoli con gli asini, Riccardo? Con gli asini no, ho fatto con le pecore. Come no, hai fatto pure qualcosa con me, Danilo. Beh, sì, no, con noi. Qui nega di aver fatto le cose con gli asini. Ho fatto con le pecore, con i pulcini, con i topolini e le tartarughe. Tipo Mengele. È il nuovo Danilo Mainardi. È la risposta viterbese di Danilo Mainardi. Perché Danilo questo? Beh, ma Danilo, ma stava bene, aveva un cognome, nome nobile, perché anche lui aveva questa parlata nobile. Se ti ricordi, Danilo Mainardi parlava così. E mi colpì molto quando vedevo Quark, le prime puntate di Quark. C'era Piero Angela, non il figlio non c'era ancora, sarà stato piccolo. E introduceva Danilo Mainardi, che da etologo esperto parlava di animali. Ricordo che mi colpiva proprio questo suo incedere, così, questo intercalare anche. La natura, diciamo che la natura, le regole della natura. C'è proprio un gran asino, te. Sì. Il tubo del coniglio. Questo è un coniglio che ha un tubo. Guarda Riccardo, vedi il tubo del coniglio? E ti piace andare nei tubi? Ti piace andare nei tubi, sì. Ti piacciono le galline? Perché si ha buon gioco. Si ha buon gioco. Ma perché hanno un portamento, secondo me, molto dignitoso, molto... c'è una grande eleganza. L'eleganza della gallina. E poi l'ho conosciuta anche da vicino, che uno l'ho tenuta in casa. Non sono stupide. Senti, ma hai fatto spettacoli anche con le galline? No, con pulcini. Pulcini, ottimi attori. Sì. Cioè, si mettevano tutti assieme al centro della scena, ammassati, sì. E sotto il fascio di luce, correttamente. Ma facevano anche questo suono. Come? No, facevano un suono quando un attore poi con gli anfibi facevano danza sui pulcini. Sì, sopra di loro, sì. Mi piace moltissimo la camminata incerta, che è vero che può sembrare anche baldanzosa, ma la vedo come una baldanza incerta. È un regale la camminata della gallina. E i galli? Giocano contro la Croazia. Faccio il tubo del coniglio. Vai. Sono le 17:10. La partita è già iniziata, ma noi siamo qua che non... Che cosa facciamo? Come no? Questo però diciamo che veramente è una questione di cultura di sinistra, cioè che la cultura di sinistra, cioè non si fa una cosa rozza e volgare come mettere la partita. Sì. A far sentire la radiocronaca. Però questa idea della grandeur francese che in qualche modo si scontra contro questo cialtronismo ciabattone croato. Eh.
non c'è in sé un qualche cosa di ma, elevato? Ma no, quello è molto elevato, però far vedere la partita non è, insomma, non è elegante, no. Non è bio, non è... Non la fanno neanche solo sentire e non vedere. Cioè tu la puoi vedere e non sentire, però non puoi sentirla. Sì, infatti ci hanno detto lì da Rosso Pomodoro che cioè ce la fanno vedere, ma non ce la fanno sentire. E qua c'è anche un doppio senso, anche... mica da ridere. E quindi. La regia di Modric e gli strappi di Perisic recuperato possono risultare decisive. Attenzione all'agente atmosferico. Oggi a Mosca fa molto caldo e l'alto tasso di umidità crea.